Andiamo a uccidere al Molim. Tanto si sa che il finale è quello, dai. Se dovessi essere coinvolto in una rissa, le guardie non interverranno, ma diventeranno ostili. Tutto qui. Dove sono tutti? Andati a vedere il maestro. E i Templari? Hanno attaccato di nuovo. Hanno preso il sentiero. Quale sentiero? Di che cosa stai parlando? Verso la luce. Parla chiaro. Com'è brutta sta masiaffa? Ci ha indicato il maestro. Questa è la verità. Ma hai perduto il senno. Anche tu imboccherai il sentiero. Oppure morirai. Così ha ordinato il maestro. È stato al Molin, vero? Che cosa vi ha fatto? Sia lode al maestro, perché ci ha condotto alla luce. E allora andiamo dal maestro. Com'è grigia questa masiaffa, che non era coloratissima precedentemente, però al volere del maestro. Però comunque, ragazzi, cioè, era sicuramente più colorata di così. Anyways, ma tutta sta gente qua? Mi ricordavo più cittadini. Ah, eccoli qui. Che cazzo sono questi? Chi minchia sono? Bene, anche l'ultimo. Boom! Altra gente. Ma perché traditore? È lui il traditore, non io. Io nel senso Altair. Non ha scampo. Che mezze seghe che sono queste, però, Non puoi scappare da me. Che succede? Li ha annientati col potere della mela. Altair, quassù! Malik! È qua per difenderci, Malik! Fantastico! Ci posso andare? Ah, ora ci posso andare, ok. Hai scelto un bel momento per arrivare. Così pare. Stai in guardia, amico mio. Al-Mualim ci ha tradito. Sì. Ha tradito pure i suoi alleati templari. Come lo sai? Dopo esserci parlati, sono tornato nelle rovine sotto il tempio di Salomone. Roberto teneva un diario. Le sue pagine erano colme di rivelazioni. Ciò che ho letto lì mi ha spezzato il cuore. Ma mi ha anche aperto gli occhi. Avevi ragione, Altair. Per tutto il tempo il maestro ci ha usato. Non dovevamo salvare la Terra Santa, ma consegnarla a lui. Bisogna fermarlo. Sii cauto, Malik. Ciò che ha fatto agli altri lo farà anche a noi se ne ha l'occasione. Devi stargli lontano. Che cosa proponi? Posso ancora reggere una spada e i miei uomini mi sono ancora fedeli. Sarebbe un errore non farci intervenire. Distraete quegli schiavi, allora. Attaccate la fortezza dal retro. Se riuscite a distogliere la loro attenzione da me, potrei raggiungere Al-Mualim. Farò come hai chiesto, dai. Gli uomini che affrontiamo hanno perso il lume della ragione. Se potete evitare di ucciderli. Sì. Oh, ha capito. Ha tradito i principi del credo. Non significa che noi dobbiamo fare altrettanto. Farò il possibile. Non chiedo altro. Non compromettere la confraternita. La tua presenza qui ci garantirà entrambe. E Al-Mualim è stato praticamente il primo. E allora,
I veri assassini dove sono? Se proprio Al-Mualim, che è il maestro, non è un assassino. Quante domande che fa sorgere questo gioco. Ci sbarrano la porta alle spalle. Quanti poveri innocenti. Devo stare attento a non far loro del male. Eccolo, Al-Mua. Che succede? Cazzo è? Dunque, l'allievo è tornato. Non sono uno che fugge. Nemmeno uno che ascolta. Se vivo è grazie a questo. Che cosa ne farò di te? Lasciatemi andare. Oh, Altair. Percepisco l'odio nella tua voce. Il suo calore. Lasciarti andare? Non sarebbe prudente. Perché fate questo? Ho trovato la prova. La prova di cosa? Che niente è reale. E che tutto è lecito. Venite! Annientate il traditore! Tutti e 9 i bersagli! Il ciccione, Garniero, sì, Brando! Vabbè, qua è abbastanza easy. No, che fai, Talal? Vieni, 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 Guglielmo del Monferrato. Addio, Garniero di Naplusa. Vabbè, abbastanza easy da uccidere questi, eh. Oh, Majidaddin, sta calmo però, eh. Addio. Ah, questo Abunu Quod, come si chiamava? Merda, merda! Dai, Talal, su! Certo che rimanere allo scontro finale con solo 3 cosi di salute. O avete paura? Ho fronteggiato 1000 uomini, tutti superiori a te, e sono tutti morti per mano mia. Che fa, si moltiplica? Paura. Dimostratelo. Che cosa dovrei temere? Guarda il potere che domino. Bravo, bravo, ti moltiplichi, bravo, grazie. Meno male mi hanno ripristinato la salute. Oh no, non andava fatto. Conficcato. Ovviamente Al-Mualim vero è quello che rimane più indietro. Oh no, era lui. Ultime parole. Ma avete mentito. Il fine di Roberto era infame, ma era lo stesso che avete sempre avuto voi. Non sono mai stato bravo a condividere. Non ce la farete. Ma altri troveranno la forza di ribellarsi a voi. Ah, è per questo, finché gli uomini mantengono il libero arbitrio, non può esserci pace. L'ultimo uomo che ha parlato così l'ho ucciso. Parole ardite, ragazzo. Ma solo parole. Allora liberatemi. Le trasformerò in azioni.
Ditemi, maestro, perché non mi avete trattato come gli altri assassini? Perché lasciarmi la coscienza? Ciò che sei e ciò che fai sono due cose strettamente correlate. Privarti di una mi avrebbe fatto perdere l'altra. E quei templari dovevano morire. La verità è che ci ho provato. Nel mio studio, quando t'ho mostrato il tesoro. Ma tu non sei come gli altri. Hai visto attraverso l'illusione. L'illusione? Non ha mai fatto altro. Questo tesoro dei Templari, questo frutto dell'Eden, questa parola di Dio. Ora comprendi? Il Mar Rosso non si è mai aperto. L'acqua non è mai diventata vino. Non furono le macchinazioni di Eris a dar luogo alla guerra di Troia, ma questo... Quello ci può stare, che l'acqua non sia mai stata vino, cioè, nel senso... Il nostro piano non è da meno come illusione. Obbligare gli uomini a seguirvi contro la loro volontà. È qualcosa di meno reale dei fantasmi che saraceni e crociati inseguono ora? Di quegli dei vigliacchi che hanno abbandonato questo mondo così che gli uomini potessero massacrarsi nel loro nome? Essi vivono già un'illusione. Io gliene sto solo dando un'altra. Una assai meno sanguinosa. A meno che non scelgano quei fantasmi. Davvero? A parte occasionali convertiti o eretici? Non è giusto. Ah, ora la logica ti abbandona. Al suo posto dai spazio all'emozione. Mi deludi. Che cosa si fa allora? Tu non mi segui. Combattiamo, cazzo! Io non posso obbligarti. E voi non rinuncerete a questo malvagio disegno? Sembra allora che siamo a un punto morto. No, siamo alla fine. Ah, mi mancherai, Altair. Eri il mio allievo prediletto. Va bene, scontro finale, ragazzi. Scontro finale, scontro finale. Sparisce. Cieco, Altair. Cieco sei sempre stato. Diventa anonimo. Che cazzo... Mi devo nascondere. Così in modo che lui non mi vede. È laggiù. La mia spada vede per me annuale. E sapendo le terre. Muori, muori. Muori. Non muore. Raga, non muore! Non muore! Godo! Preso subito! Impossibile! L'allievo non sconfigge il maestro. Niente è reale. Tutto è lecito. Così pari. Hai vinto, dunque. Va a reclamare il tuo premio. Avevate il fuoco in pugno, vecchio. Avrebbe dovuto essere distrutto. Distruggere l'unica cosa in grado di fermare le crociate e creare la vera pace? Giammai. Allora lo farò io. Questo lo vedremo. Finisce qua. Assassin's Creed 1. Ho capito che anche questo era come rincorrere il vento. Perché tanta è la saggezza. Abbiamo la mela dell'Eden. E colui che cresce la conoscenza, cresce il dolore. Distruggilo. Distruggilo, come hai detto. Non... Non posso. Sì, che puoi, Altair. Ma non lo farai. Bene, ci siamo.
Finisce qui, ragazzi. Salutiamo Altair. Allora? Abbiamo la mappa. Quanti sono? Almeno 5 o 6. Non ci servono tutti. Dobbiamo presumere che alcuni si siano rovinati. Non credo che siano tutti funzionanti. Almeno 2 sembrano trovarsi su masse terrestri che non esistono più. Invieremo squadre in ogni sito a determinare il funzionamento. Ce ne serve uno solo, dopo tutto. E gli altri? Recuperateli. Non lasciamo niente al caso. L'ultima cosa che vogliamo è qualche maledetto sopravvissuto che ci dia noia nel nuovo mondo. E l'assassino? Abbiamo ciò che ci serve. Uccidetelo. Fermi. Sapete come vanno queste cose? Al templare, Vidic. Cedervi. Che cosa sapeva? Potremmo aver bisogno di lui, dei suoi... Cazzo è quel montagnone pelato enorme? Conferma che non ci attendono sorprese nei siti. È una perdita di tempo. L'ha detto lei stesso. Non dovremmo lasciare niente al caso. Molto bene. Assicuratevi che non ci serva più. Poi uccidetelo. Bene. La pianti di scavalcare la mia autorità? Le ho appena salvato le chiappe. Andiamo. Abbiamo molto lavoro da fare. Come cambia il suo umore? Non si rilassi troppo, signor Miles. Torneremo presto da lei. È irritante la sua voce, giuro. Che diavolo è quello? I glifi. Finisce così, ragazzi? No, finisce col letto. Che intrigata assurda. Anzi, nemmeno. Come finisce, ragazzi? Come finisce? I computer non si possono toccare? Raga, siamo nel bel mezzo del nulla. Bellissimo. Beh, il bagno credo che sia poco utile. Praticamente il suo viaggio nell'Animus è durato forse un giorno. Noi invece, mesi, qui, per streamare questo... Di qua ci si può andare? No. Occhio dell'aquila. No, nemmeno. Quadro elettrico. Aiuto. Raga, aiuto. Ma non sto capendo. Raga, aiuto! Ma perché non mi funziona l'occhio dell'aquila, raga? Ah, ok. Nella camera da letto, per forza. Eccolo. Mio Dio. Sembrerebbe... Ma è sangue. Chi diavolo tenevano qui prima di me? E che cosa gli è successo? Chissà che cosa vorrà dire.
Ragazzi, siamo ai titoli di coda. Finisce qua Assassin's Creed 1, ovviamente. Che ve lo dico a fare? Se finisce Assassin's Creed 1, cosa ci sarà dopo Assassin's Creed 2? Comincerà dalla prossima volta. Io, ragazzi, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per veramente tutto. Continuate a seguirmi su Twitch, su dappertutto. Io credo che questo si possa saltare, invece no. Lo devo beccare tutto. Sono veramente esausto. È stato bello, è stato un gioco, tra tutti quelli che ho giocato possiamo definirlo il più difficile di tutti. È stato forse quello dove ci ho sbroccato di più, perché giochi come tipo Assassin's Creed Black Flag sono semplicissimi. Già la difficoltà la si comincia a riassaporare da Unity in poi. Ma veramente gli Assassin's Creed che stanno dal 2 a Rogue sono di una facilità assurda. Forse quello un pochino più complicato tra tutti potrebbe essere il 3. E ragazzi, siamo giunti alla fine. Che dire? Sono già pronto qua con Assassin's Creed 2, che non lo giocheremo su PC perché veramente mi comporta troppe fatiche giocare su PC. Preferisco giocare su PlayStation. E niente, quando finiscono sti titoli, ragazzi, è finito qua, per forza, dopo 40 minuti di titoli di coda. Io posso tornare nell'Animus, farmi i cazzi miei, finire quel che devo finire e chiudere qua.